8:54 minuti, vai, vai, entriamo con la base, quella che è citofono e eccola qua. Siamo entrati in marzo, c'è ancora un venerdì da commentare, da raccontare, da anticipare con i mille appuntamenti che la capitale propone. Noi lo facciamo, è un grande piacere, come tutti i venerdì, con l'agenda cult, l'agenda culturale di Lino Damiani. Lino, buongiorno. Buongiorno Flavio, piacere reciproco. Diciamo piacere di ascoltarsi. Sì, sì, nella sì. Sera della bellezza. Sì, sì, ma guarda, pensavamo fosse venerdì scorso, insomma, che tornasse Mario, e invece Mario se n'è andato, e quindi di nuovo qua, insomma, per il piacere di chiacchierare con te sugli appuntamenti del weekend della capitale. Carolina. È diventato un internauta, sì, Mario, lo sentiamo al telefono, su Twitter, sì. Su multitasking, web, ma presto ritornerà dal vivo. Sì, sì. Dunque, da cosa cominciamo? Dal cinema? Perché partiamo dal cinema, perché sono tanti... Sì, diciamo che l'anno è iniziato proprio bene per il cinema italiano e continua, perché dopo Tornatore, il Pinocchio di Enzo Dalò, Viva la Libertà di Roberto Andò, questa settimana tocca a Gabriele Salvatores con Educazione Siberiana. Questo è un gran bel film prodotto da Catleia, è una storia raccontata molto bene attraverso una struttura narrativa non lineare, no? Mm-hmm. Che alterna avvenimenti collocati nelle varie fasi temporali del racconto. È un film a cui Salvatore sconferisce una sorta di respiro epico, per intenderci un po' come suggestione dei film di Sergio Leone di Once Upon a Time in America. Anche qui è la storia di due ragazzi proprio alle prese con il complesso passaggio dall'adolescenza alla maturità, che è un passaggio già complicato per tutti, no? Ma qui avviene nel bel mezzo di uno scontro, diciamo, tra tradizione e cambiamento, no? Va benissimo, ecco, spiegato bene. È un film fotografato molto bene, molto, una bellissima regia. Salvatore in conferenza stampa ha confidato che è l'opera più intima a cui sente più sua di tutti i film realizzati in questo momento della sua carriera artistica. È assolutamente da non perdere. Poi abbiamo anche una commedia molto interessante, se parliamo di Tutti contro Tutti. Però che c'è Rolando Ravello con Marco Giallini. È il grande Marco, e poi c'è anche la Smuniak, la moglie del compianto Pietro, sì. Assolutamente, sì. Guarda, è una cosa incredibile, perché c'è qualcosa che sta cambiando e inizia ad affermarsi, non più commedia becera di intrattenimento temporaneo così, è vero. Un film che costruito, insomma, riesce a miscelare molto bene favola contemporanea, dramma sociale, a tratti anche commedia grottesca, cioè un'opera molto molto coraggiosa. E tra l'altro è il suo primo film, ricordiamo che Rolando Ravello ha partecipato a molte sceneggiature, ma fondamentalmente è un attore. Sì. È un film di buona qualità visiva, un bel impatto emotivo che racconta sì con leggerezza, ma senza, come dire, stratagemmi o ipocrisie. Ci racconta, insomma, l'Italia, la folle, mai, che non finisce mai, qualcuno direbbe di deluderci, qualcuno di sorprenderci, la folle Italia di oggi, no? Ma senza diventare mai luogo comune o volgarità. Mm-hmm. Questo è Tutti contro Tutti di Rolando Ravello. Ecco, poi qui per gli appassionati della fantascienza abbiamo Upside Down. Ah, ho visto lo speciale su Sky, ho visto come l'hanno realizzato. Strano. Sì, sotto sopra ho visto quella stanza che praticamente è tutta bullonata e che gira, fa tutti gira a 360 gradi con la telecamera che la segue per creare questo effetto di pavimento soffitto e viceversa. Molto strano, molto strano. Sì, infatti non meravigliatevi se dopo 10 minuti che guardate mal di questo testa. Film è un po' sì, vi gira la testa. Però diciamo, come dire, è un film che mescola gli elementi della fiaba, di Romeo, poi anche di Romeo e Giulietta, no? Però in un contesto di fantascienza. Apparentemente ci troviamo di fronte a una rivisitazione dei luoghi della narrazione già esplorati, sembra che conosciamo già la storia. In realtà è un film che
non so, è assolutamente, probabilmente non è del tutto riuscito, ma anche qui in Romeo e Giulietta non ci sarà la tragica fine, ma un finale assolutamente sorprendente. Per chi ama la fantascienza, questo è Upside Down, uscito ieri. E poi non potevamo ignorare l'ennesimo episodio di Non aprite quella porta in 3D. Mamma mia! Che bello, quanto ci piace, quanto ci piace tutta sì, la... Io sono appassionato di vedere il motosega. È matto, sì, sì, Face, sì, no? Sì, sì, sì. Così in 3D a pochi centimetri dal nostro naso, ecco, questo fa la gioia dei ragazzi e di tutti gli appassionati del di genere, horror. Sì, sì. Per chi invece ama il cinema in senso stretto, ecco, ricordiamo che da oggi, fino al 13 maggio, la Cineteca Nazionale rende omaggio a Mariangela Melato con una grande retrospettiva. Ecco, e questo è molto interessante perché ci sono spesso film molto molto belli che tutti conosciamo, quelli della Vermeulen, ma per esempio oggi alle 17 c'è Gli Indemoniati di Pupi Avati, un horror del 1970, e che è un caso più unico che raro, che è insomma un mix straordinario tra Giganti della Montagna di Pirandello e fino a toccare le atmosfere di Jodorowsky. E poi anche un certo gusto barocco a metà tra Federico Fellini e Carmelo Bene. Poi abbiamo L'Invasione e La classe operaia in paradiso. Poi domani invece ci sarà Mimì Metallurgico, Ferito nell'onore, alle 21 Fin d'amore e d'anarchia, ovvero stamattina alle 10 in Via dei Fiori nella nota una casa di tolleranza. Questo da oggi fino al 13 marzo alla Cineteca Nazionale, che ricordiamo sempre si trova a due passi da Fontana di Trevi in vicolo del Puttarello. Poi, per chi avesse perso Martin Scorsese e il suo Hugo Cabret, Cabret che l'ho visto. Ah, ok, quello dell'orologiaio, vero? Esatto, quello dell'orologiaio è anche sulla storia di Georges Méliès, che è stato diciamo il primo inventore di effetti speciali nel cinema. Ecco, domani alle ore 11 alla Casa del Cinema, rigorosamente gratuito. Bello, è da non perdere, lo consiglio. Passano due belle ore. Non Infatti. Il miglior film di Scorsese, se a mio avviso, ma insomma... Pensate che Scorsese era venuto a Cinecittà, voleva realizzarlo negli studi di Cinecittà, perché ci aveva fatto anche Gangs of New York. Yes. Poi per... qualche ragione inspiegabile, per qualche motivo, insomma, non ha trovato accordo e ha deciso di girarlo negli studi Pinewoods a Londra. Ok, poi dove andiamo? Andiamo al balletto. Andiamo al balletto dopo la pausa. Siamo al GR, e poi quindi ho pensato di dividere cinema dal resto. Quindi il cinema, ok, abbiamo ricordato gli appuntamenti, GR Nazionale, lì poi ci ritroviamo e partiamo dai temi tanto cari a Mario, quelli dei balletti. Dai, a tra poco. Molto bene, molto bene.